Torniamo, come abbiamo anticipato prima della pausa, a parlare di società partecipate, perché dopo aver approfondito ieri con l'assessore al bilancio del Comune di Riccione quelle che sono le strategie dell'amministrazione della Perla Verde sulle dismissioni, oggi cerchiamo di fare altrettanto con il collega che ha lo stesso ruolo all'interno del Comune di Rimini, quindi con Gianluca Brasini, perché ieri si è discusso proprio di questa revisione delle partecipazioni societarie in quinta commissione e l'amministrazione, insomma, ha deciso quelle che saranno le prossime mosse. Ma diamo innanzitutto il buongiorno all'assessore Gianluca Brasini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno assessore, in questo periodo dismettete tutti, cioè non sappiamo più, cioè, un momento di, ma ricordiamo che è un obbligo di legge di stabilità 2015, l'importanza per i comuni di valutare in quali partecipate rimanere, quali invece dismettere. Ieri abbiamo sentito Riccione, oggi sentiamo Rimini. Quali sono le decisioni che avete preso, state prendendo? Beh, innanzitutto bisogna precisare che gli obblighi di legge riguardano solo alcuni tipi di organismi partecipati, poi ci sono scelte che in maniera assolutamente soggettiva e discrezionale operano alcuni comuni e che ovviamente altri invece non condividono. Noi abbiamo innanzitutto il piano di revisione straordinaria che è passato ieri in commissione è il proseguio di un piano di razionalizzazione che è già 2 anni che è stato presentato, quindi non è un, come dire, qualcosa che cade dal cielo, è chiaramente l'adeguamento al cosiddetto TUSP, decreto Madia, e prevede nel caso di Rimini alcune azioni che non sono soltanto dismissioni, ma sono anche fusioni, corporazioni, razionalizzazioni. Cioè, è un insieme di provvedimenti, atti di indirizzo e atti ricognitori che comunque cercano come obiettivo ultimo di contenere la spesa pubblica e di rendere più efficienti e meno costose le nostre partecipate. Una delle decisioni, quella dalla quale viene data anche una possibile stima di quello che si potrebbe incassare, è quella che riguarda ANFA. Sì, adesso ANFA era già sul mercato, ripeto, da 2 anni e quindi non è un elemento di novità. Diciamo che paradossalmente in questo piano di revisione l'elemento di novità sono più le scelte anche proprio di natura di indirizzo e di politica e di governo del territorio di detenere alcune partecipazioni rispetto che altre. Quindi lei dice, in realtà dovrebbe fare più notizia quello che decidiamo di tenere, Ma piuttosto che quello certo, che io decidiamo faccio di dismettere, l'esempio. perché in realtà era già un po' nell'aria, era già stato Sì, deciso. certo, ma faccio Faccia degli esempi, l'esempio. Beh, esatto. l'esempio più eclatante è Unirimini, cioè la società consortile che ha come mission quella di sostenere l'insediamento, il radicamento, lo sviluppo dell'università nella nostra provincia, chiaramente mi sembrerebbe ovvio che è una scelta lungimirante per il territorio, per la cultura, per la conoscenza, per l'economia detenerla, sembra una follia, come dire. Non pensare questo, però Altri enti secondo stanno me. facendo Esatto. scelte diverse. Ieri abbiamo parlato proprio con l'assessore al bilancio del comune di Riccione Santi, che ci ha appunto spiegato la scelta del comune di Riccione E di non è appunto l'unico, credo, dismettere giusto? le quote in Unirimini, così come credo abbia fatto altrettanto anche il comune di Cattolica, che sono i primi due che mi vengono in mente. Ma guarda, io preferisco commentare il perché un'amministrazione fa delle scelte in positivo. Poi chi non fa queste scelte ovviamente è assolutamente nella propria discrezionalità e nella propria direzione politica. Io credo che sia una cosa molto giusta e molto lungimirante investire sull'università nei propri territori, anche perché l'università è di tutti, non è dei soci consortili di Unirimini. E quindi penso che sia soprattutto per chi deterrà queste quote e si farà carico anche delle scelte altrui. Penso sia una scelta lungimirante per tutti, per i cittadini, per l'economia. Anche perché Gianluca, aggiungiamo un tassello, c'è una situazione che è quella della Fondazione Carim, che sappiamo, insomma, Che sotto gli al occhi di momento tutti. detiene, credo, le quote maggioritarie in Unirimini, credo il Esatto, e a 42%. maggior ragione, Esatto, e vive una gli enti situazione locali. praticamente verrà, credo, insomma, a mancare o comunque sicuramente a cedere gran Certo. parte delle quote. Questo era nell'area, insomma, si sa qual è la situazione. Quindi secondo lei potrebbe, cioè il futuro dell'università rischia di essere un po' un punto interrogativo in questo È momento? una classica scelta,
che attiene al senso di responsabilità degli enti. Non penso di dover dire altro, perché venendo meno soprattutto il contributo, poi ricordiamo che Unirimini è una società consortile, quindi non è un tema di compartecipazione alle quote del capitale sociale, è un tema di sostegno all'attività che svolge Unirimini. E quindi venirne fuori può essere sicuramente un elemento in cui magari qualche, come dire, anche addirittura paradossalmente qualche applauso, o perché dici faccio un'operazione di razionalizzazione, ma in realtà non fai un bene, fai un male, penso, al territorio. Quindi questo penso sia. Faccio la domanda proprio più banale del mondo. Fondazione probabilmente dovrà cedere una parte delle sue consistente, quote. Consistente. Il comune di Rimini, se non sbaglio, detiene il 20%, Gianluca? Sì. Del, sì. Ecco, venendo, cioè chi i comuni, alcuni cedono le loro quote. Non so se il comune di Rimini abbia intenzione di aumentarle queste quote, e se no, chi pototrebbe arrivare a prenderle? Cioè, cosa potrebbe succedere? No, faccio la domanda proprio banale, però credo che possa essere utile a capire. Beh, gli scenari sono quello anche di un normale, auspicabile turnover nelle compagini sociali delle consortili, quindi quello che è già stato fatto, l'ulteriore accesso di privati alla compagine sociale di Unirimini ha fatto sì che in parte, diciamo, l'accesso di alcuni enti locali o di altri soggetti sia stato in qualche modo assestato da anche l'ingresso di nuovi soci. E, è chiaro che in una società consortile è un po' un gioco di squadra, nel senso si ritiene, la domanda è, che l'università sia strategica per il territorio. Venir sfilarsi da questo patto, da questo gioco di squadra, significa che tu carichi di responsabilità e di anche appunto contribuzione economica agli altri, e quindi la risposta è certamente il Comune di Rimini si dovrà fare anche carico di quelle che sono le scelte di altri enti. La domanda, la risposta è molto chiara. Assessore, noi la ringraziamo. Sì, volevamo sapere, non so, assessore, ci aggiorna, non so però se è la sua, io chiedo così al volo, del mercato ittico ieri abbiamo, era in commissione, anche in quella commissione lì? No, non è la collega Giamis, nel piano di, comunque per concludere, nel piano di revisione straordinaria ci sono anche scelte che riguardano per esempio la società che si occupa dell'informazione e della reservation turistica Rimini, ma che la scelta che oggi prevede in questo caso obbligatoriamente la dismissione, prevederà comunque di costituirsi, non con la partecipazione diretta del comune ma da altri enti, un nuovo soggetto che sarà poi comunque, si occuperà dello sviluppo, della promozione, della commercializzazione del turismo nel comune di Rimini. Queste scelte poi dovranno passare dal consiglio comunale, quello che è stato discusso ieri in commissione. Certo. Dovranno passare, avranno questo iter. Quindi, insomma, in sostanza, assessore, un richiamo alle responsabilità è quello che ha fatto. Direi che quando io vengo dallo sport, quando si gioca in una squadra, se uno, come dire, si tira fuori, poi il carico va sull'altro. Non è che... cioè, il problema è che quando ci mancano le sostituzioni, poi non si gioca neanche. Cioè, il rischio è quello che non si giochi neanche. Lo so, ha avuto lì come metafora. Il nostro territorio può pensare di prescindere, per esempio, da funzioni strategiche come l'università, allora penso che dobbiamo fare veramente una rivisitazione di che cos'è culturalmente e socialmente il nostro territorio. Tra l'altro, l'ultima battuta, il comune ha deciso anche di restare in start, se non sbaglio. Ieri invece avevamo sentito anche in questo caso decisioni diverse da parte di altri enti, anche in questo caso una decisione Riccione, motivata, certo. da è cosa? Molto semplice, è molto semplice, come dire, fare degli atti unilaterali di recesso, no? E anche magari, ripeto, trovando anche addirittura la professione di qualcuno, però il vero problema è che, ripeto l'adagio, che è un adagio ormai vecchio come il mondo, ma se tutti facessero la stessa cosa, tutti gli enti pubblici facessero la stessa cosa, è un tema di responsabilità. Il trasporto pubblico, anche questo è di tutti. Sul trasporto pubblico devo aggiungere un aspetto importante, però Start oggi è affidataria del servizio di gestione del trasporto pubblico locale. È ovvio che quello che noi stiamo facendo è il percorso che arriverà alla gara, per cui è ovvio che noi vogliamo che
venga fatta la gara, perché vogliamo trovare sul mercato il miglior gestore. Se sarà Start il miglior gestore che risulterà della gara, noi saremo più che soddisfatti, più che contenti. Ma in ogni caso, comunque, noi guardiamo sempre l'interesse dei nostri cittadini, quindi è ovvio che un miglior servizio a costi più contenuti e più efficiente, chiaramente è ciò che auspichiamo dalla gara. Se sarà Start a giudicarsela, continueremo, come dire, convintamente a esserne soci.